Chi conosce Alberto è uno studioso, ovviamente architetto, quindi per tanti anni ha insegnato in questa facoltà, ora Dipartimento di Architettura. Si è occupato di disegno industriale, quindi, ma soprattutto di bioarchitettura. E ha scritto libri e articoli, in particolare su Firenze e sulla Toscana, insomma, con in particolare con una forte sensibilità ambientalista, andando a vedere le periferie, quindi non a caso si parla stasera di Novoli, quindi con i loro problemi, le criticità, quindi e per elaborare ovviamente progetti e linee programmatiche per una loro riqualificazione e rigenerazione. Io ho conosciuto Alberto, quindi con questa sua sensibilità, non solo di studioso, ma anche di ambientalista, tanti anni fa, quando era in provincia, prima consigliere, dopo assessore verde, ovviamente quindi per il Movimento dei Verdi. Abbiamo collaborato a lungo per il Parco di Pratolino, quindi il Parco di Pratolino, che in quegli anni, insomma, era un bene comune molto, molto aperto anche alla cultura. Ci sono stati tanti incontri, convegni, presentazioni, conferenze. Soprattutto era molto funzionante il CEDIP, che era il centro di documentazione sui parchi, non solo italiani, ma anche internazionali, quindi con una biblioteca di tutto rispetto e con tanti, tanti programmi che sono stati fatti. Viene voglia di dire bei tempi, perché la situazione è cambiata, quindi non certamente il meglio. Ecco, a questo punto darei la parola a Alberto, che ci parlerà della sua Novoli, che è uno di questi centri di attenzione. Allora, buonasera a tutti e presenti e a quelli collegati online. Allora, grazie al presidente d'Italia Nostra, Leonardo Rombai, e grazie soprattutto anche a Italia Nostra per questo ciclo di conferenze, di incontri sulla città nelle varie declinazioni. È una bella iniziativa che continua la parte anche formativa di conoscenza sui nostri temi, quelli più caldi, ma non solo, anche sulle parti storiche. Allora, stasera parliamo di presente invece, non di passato, anche se è un presente che stasera si celebrano i 30 anni di questa vicenda dell'Urban Center di Novoli, ma andiamo per ordine. Questa è la copertina del libro, ripeto, è stato pubblicato dalla Dea Press, abbiamo qui la direttrice Silvana Grippi, che è stata anche, ha curato anche la prefazione, ma soprattutto ha permesso questa pubblicazione, e quindi grazie. La vicenda riguarda il territorio di Novoli, ma in realtà, ed in particolare un frammento di questo territorio, ma in realtà riguarda, diciamo, nelle suo sviluppo più generale, Firenze nelle sue incertezze, nel suo disordine, e per dire gli aggettivi più meno pesanti, diciamoli così. Comunque sicuramente è una vicenda molto emblematica, anche se riguarda appunto questo edificio in particolare, però è molto emblematica di tutto quello che è successo, perlomeno sin dal secolo scorso. Qui cominciamo dagli anni 30. Dunque, il quartiere di Novoli, allora detto ancora Rifredi, comincia un'attività di sviluppo industriale. Per molti anni quest'area qui è stata l'area industriale periferica di Firenze, quindi poi Fiat, Pignone, Galileo, Caravelle, eccetera, eccetera. E la Fiat arriva appunto a Novoli e arriva negli anni 30. Lo stabilimento appunto venne realizzato nel 35, in questi 4 anni. Ecco, vi chiederei l'attenzione, che è interessante, sulle date, sugli anni. Per esempio, per fare la Fiat, l'edificio della Fiat a Novoli, ci vollero 4 anni negli anni 30, segniamoci, perché c'è un perché. Fu fatto dal progetto l'ingegner Vittorio Bonafè Bottini,
che era praticamente l'ingegnere che costruì gran parte degli, compreso ovviamente a Torino, degli edifici industriali della Fiat, con un pregio di quegli anni. Ora gli edifici, li vedremo, non sono di grande pregio, non erano di grande pregio, sono stati demoliti naturalmente, ma insomma, comunque erano edifici ben costruiti, ben realizzati. E quindi la Fiat si insedia negli anni 30 a Novoli e a Firenze soprattutto, nel senso che per la città, ecco qui l'articolo della Nazione, fu un avvenimento importante e naturalmente ben accolto dalla città avere uno stabilimento della Fiat a Firenze. Naturalmente era ritenuto importante e lo fu fino a che non è stato demolito. Diciamo, sicuramente una fabbrica di un certo, certa importanza e di un certo rilievo. E vi ho messo questa pagina della Nazione in particolare perché mi interessava, fra le varie cose di cui tratterò, citare anche un po' la comunicazione e in questo caso soprattutto la retorica comunicativa. Qui, come vedete, le provvidenze, dice l'articolo, le provvidenze del Duce per Firenze fascistissima. È una affermazione, accettivazioni come usava peraltro, e però sottolineerei appunto questo aspetto retorico. Perché? Perché nonostante sono passati tutti questi anni, poi vedrete in fondo, questa retorica permane anche oggi. Naturalmente forse ha qualche accento meno pesante, ma troverete che poi anche oggi continuiamo a sviluppare una certa retorica. Vabbè, qui quindi Firenze, tutti una cosa molto importante e tutti contenti. Naturalmente io vi fo una sintesi del libro, è molto più complicato e lungo, ho messo gli elementi principali, quindi se volete approfondire giustamente troverete poi nel libro tutti gli altri elementi. Allora, la Fiat in primo tempo aveva pensato di, con l'aeronautica italiana, il regime, di portare a Firenze, nello stabilimento di Firenze, trasferire da Torino la parte dell'aviazione, perché considerava che, anche per un motivo molto di sicurezza, chiamiamola così, considerava Torino più più pericoloso. Firenze sembrava un sito che per le incursioni nemiche poteva essere un bersaglio meno efficace. Quindi in un primo momento portò questa attività, e di nuovo la retorica, a parte le immagini, vedete gli aerei, questi Fiat terra, mare e cielo. Vedete, la Fiat era praticamente il Pop era anche nell'impresa, naturalmente. Questa è una interessante cosa, la cito a un passaggio che mi fa piacere, su cui un pochino aveva studiato il professor Giovanni Klaus Koenig, maestro non solo di architettura ma di storia dell'architettura, e fu lui un po' anche a disvelare certi passaggi, ma molte citazioni resteranno così anche per motivi di tempo, però sul libro troverete anche altri elementi. Allora, in un primo tempo decise questo, poi in realtà non fu realizzata questo intervento. Questa è la fabbrica, vedete, molto semplice. Ancora una volta la retorica è interessante dal punto di vista comunicativo. La rivoluzione fascista ha fatto dell'anima italiana un blocco di temprato metallo. Insomma, siamo proprio, Poi c'è scritto lo spirito che non si legge, eccetera, eccetera. Siamo in pieno regime e con tutti gli annessi e connessi. Gli edifici sono questi. Poi dopo è interessante invece questa immagine, perché qui invece, a parte l'edificio costruito, abbiamo anche la presenza umana, quindi della classe operaia, e dopo classe, allora operaia, diciamo, poi abbiamo chiamati così. E quindi è una foto di gruppo, come si faceva quando si andava a scuola, le foto di classe, no? Quindi le foto proprio di tutte le maestranze della Fiat. Una cosa, credo, bella. E devo dire la verità, anche qui dal punto di vista comunicativo, oggi non si fa più. Ecco, foto simili oggi nel mondo dell'impresa, dell'industria, non sono, non vengono fatte. Questo ha un significato, io su questo, almeno in questa prima parte, lo sottolineerò, per proprio come si dice, l'unità fra l'impresa e le maestranze, gli operai, cioè un'unità di senso, come dire, era un
c'era anche una sorta di affezione, se vogliamo, quindi c'era questa idea di ecco, farsi fotografare insieme alla fabbrica. E dopo la guerra, nella post bellico nel 1946, invece la FIA, qui all'esperimento di Firenze, si lavora con le lavorazioni sono sui camioncini 1100 e la campagnola, quindi un mezzo abbastanza importante. La campagnola ha avuto anche un discreto successo. Poi, serie traversie, eccetera, eccetera, nel 1954 lo stabilimento va a produrre le trasmissioni per autoveicoli, e questo sarà poi il leitmotiv del core business dello stabilimento Fiat di Novoli. A quel tempo gli addetti erano 500, poi invece diventeranno molti di più, ma lo vedremo dopo. Allora, alcuni frammenti, qui già la torre si vede, quello di cui parleremo in particolare stasera, la storia di questa ciminiera, allora centrale termica per tutta la fabbrica, che si vede già ora, e in particolare però nel 54 Lizzani, regista di Cronache di Poveri Amanti, gran bel film, gran bel libro, Raffaellini, e in questa scena si è proprio, ci sono l'arrivo delle maestranze sul ponte del 12, e si vede benissimo questa immagine della centrale termica. Anche qui un frammento di nuovo legato alla comunicazione, forse anche alla sociocomunicazione, per cui i simbolismi erano molto importanti, e la ciminiera effettivamente era già allora un simbolo nel territorio di Novoli, anche perché era molto alta e quindi la centrale era anche molto grossa, ma comunque la ciminiera in particolare si vedeva un po' da tutta, anche dalla piana. Un altro passaggio storico, quello che dicevo prima, adesso gli operai sono diventati classe operaia, e quindi con tutte le manifestazioni degli anni 60, 70, eccetera. E qui già la ciminiera ha introdotto i neon della Fiat, insomma alcune cose, no, per dire che sicuramente, chiudiamo questa prima parte, l'attività della fabbrica e del mondo del lavoro per il quartiere di Novoli, ma anche per la città di Firenze in particolare, era molto molto significativa e molto importante. Dopo le vicende che abbiamo detto, nel 71 abbiamo, poi vedremo meglio le foto dopo, la prima parte era quella che si vede a destra, tutta quella a sinistra sono gli ampliamenti dei capannoni degli anni 70, commerciali, lubrificanti, ricambi, eccetera, e nel 73 lo stabilimento raggiunge 2000 dipendenti, cioè una cifra molto forte di maestranze, 2000 dipendenti, era già allora una delle fabbriche più importanti, anche numericamente come impiegati direttamente. E però da qui comincia un certo declino, vari motivi di carattere imprenditoriale, economico, eccetera, e anche di scelte ovviamente della Fiat. Ci sarebbe da fare una lunga digressione, non ora, ma naturalmente questi passaggi sono legati a scelte dell'impresa, e quindi la stabilimento di Novoli va un po' a decadere, ma io dico volutamente da parte della Fiat, va un po' a perdere di importanza anche dal punto di vista di mercato. E allora, ma qui di nuovo ci sarebbe la prima parentesi famosa, la Fiat decide di dismettere la fabbrica e spostare la fabbrica alla fine degli anni 90 a Campi Bisenzio, quella che poi è la GKN. Ecco, questa storia ci porta ad oggi, la GKN di oggi, di nuovo in crisi, di nuovo mai quasi in chiusura definitiva, è il frutto di questa, per me, scellerata iniziativa di trasferimento a Campi Bisenzio. In realtà era un fenomeno, ovviamente, perché così oggettivamente era un processo di speculazione. La Fiat lasciava questo comparto, e naturalmente in cambio, poi vedremo stasera poco perché non ce ne si fa, però insomma, poi questo, perché sia molto conosciuto, creerà poi tutto quello che è il complesso residenziale di San Donato, eccetera eccetera. Ecco, questo, in questo quadro si inserisce la vicenda di cui parleremo. Vedete qui, questa immagine è precedente degli anni 65, insomma è la prima dell'ampliamento. Vedete quanto è grande tutta la parte sinistra, è quella che poi fu ampliata, nell'angolo in fondo c'era la fabbrica Garapelli, e dove sarà poi realizzato il palazzo, o meglio, in parte il palazzo di giustizia, in parte l'edificio della
ex CRF, Banca di Risparmio di Firenze, Casa di Risparmio di Firenze, ora Unicredit. Cosa succede? Succede che la Fiat, ovviamente, ripeto, non è la prima volta, ha fatte altre di queste operazioni, riteneva, giustamente dal loro punto di vista, che questo territorio poteva essere molto ben utilizzato per gli aspetti residenziali, quindi con un forte guadagno, eccetera. Contemporaneamente il comune, allora guardate, io lo dico subito, nel libro non ho, magari stasera qualche affermazione mia la faccio, però nel libro non ci sono delle affermazioni di pensiero, sono tutti documenti ufficiali. Tutto quello che troverete è tutto ufficiale, non c'è nulla di mio, diciamo, in più. Quello che stavo dicendo in più adesso era, che ho detto in parte, ma è cosa nota peraltro su questo, è che la Fiat aveva questa intenzione, questo interesse, meglio dire, e il comune che interesse aveva? Viceversa, quando questa fabbrica se ne va, si apre un grande punto di domanda. Dice, io me ne vado, che qui non funziona, mi sposto in un'area più piccola. E che ci si fa? Allora, che succede? Il comune decide contemporaneamente, ma qui è quello che è la mia malizia, di nuovo, perché questo non abbiamo documenti ufficiali, ma bisognerebbe anche approfondirli. Il comune decide di trasferire le funzioni di pregio del centro storico, palazzo di giustizia, università, eccetera, eccetera, praticamente decentrare, inizia questo decentramento del centro storico e va a prendere questa zona come riferimento per questo trasferimento. Questo di nuovo lo dico, ma anche qui cosa nota, è stato l'inizio della fine del centro storico, che sono abbandonate le funzioni di pregio, tribunali, quant'altro, si è impoverito, residenze, B&B, però questo è l'inizio sicuramente, tant'è vero che gli stessi governanti di oggi ammettono questo errore, ma fu un errore urbanistico o c'era dell'altro? Perché qui c'era un interesse privato molto forte, il comune la agevolò, è stata buona fede, però agevolò, disse bene, quest'area ci si mette le funzioni di pregio che valorizzano ancora di più l'intervento del privato che era solo residenziale. E quindi, insomma, le due cose stavano insieme. Purtroppo, però, il centro storico ha cominciato a essere abbandonato, da distrutto, degradato, distrutto, vedi come oggi, utilizzato per turismo, eccetera, senza residenti. E Novoli, poi vedremo, invece ha subito un'iniziativa urbanistica pesante, anche se continuano qualcuno a dire, però, di pregio, riqualificante, eccetera. Ma adesso però veniamo all'Urban Center, lo vedete nel circoletto, quella era l'ex centrale, la centrale termica con la ciminiera e l'annesso, che era appunto quello che serviva a dare energia a tutto l'impianto, tutta l'impresa, la fabbrica. E veniamo a ricostruire tutto quello che è successo. Ripeto, questo è un edificio piccolo, se vogliamo, non è che poi sia questo grande scandalo alla fine, nel senso. Però io mi sono interessato di questa vicenda e l'ho presa anche come modello e infatti ho trovato nelle pieghe di tutta questa documentazione tante cose che sono strane, che io le ho citate e le ho messe come domande, perché vorrei che poi i cittadini stessi, se vogliono, vanno a ricostruire quello che dietro c'è a tutti gli atti che si sono susseguiti. Perché? Perché nella convenzione del piano di recupero, allora la Fiat, facciamola breve perché sennò bisogna dirlo questo passaggio, la Fiat si mette d'accordo con il comune, poi Granci, Zevi, chiamarono mezzi architetti di tutto il mondo, per l'Alprin, per il paesaggio, per Cleon Krier, che poi, insomma, è una bella storia, insomma, e per capire cosa si doveva fare in questo territorio, va bene? Quest'area Fiat che. Alla fine della fiera decisero il piano, che poi adesso è quasi terminato, è stato realizzato. E in questo piano, che fu approvato appunto nel 90, il primo piano di recupero, allora fu approvato nel 94, sono
Sono 30 anni, sono passati 30 anni, ancora non è finita. Allora, il primo piano di recupero fu nel 94. E cosa prevedeva per quanto riguarda questa centrale termica? Allora, tutta la storia comincia nel 94, il grande piano di recupero, e comprendeva anche la centrale. La centrale, in particolare, nel 96 si fa una convenzione legata al piano di recupero e si dice che la ristrutturazione dell'ex centrale termica è a carico del soggetto operante di recupero, che poi vedremo nell'immobiliare Rovere, per trasformarla in attrezzatura culturale di servizio. Attenzione, attenzione, perché questo è un altro dei nodi. Fu deciso di destinare il recupero della centrale termica per attrezzature culturali e di servizio. Okay. E dopodiché, dopo che fu rimessa, ristrutturata, l'avrebbe ceduta al comune come opera di urbanizzazione. Altra cosa importantissima: la convenzione primaria prevedeva che tu, privato, mi devi dare gli oneri di urbanizzazione, come si fa per qualsiasi costruzione privata. Io non li voglio, con quei soldi tu recuperi questo edificio e poi me lo dai. Ok? Molto chiaro, sembrerebbe molto chiaro. E anche non è uno scandalo, diciamo così. Invece di farlo io, comune, con quei soldi lo fai te, poteva farlo anche da solo, ma insomma lo fai te privato e poi me la dai. Vabbè. Questo è la partenza nel 96 con una precisa convenzione. Qui nel libro ci sono tutti i documenti ufficiali, non sto dicendo nulla di che non sia vero. In questo grande edificio che avete visto ci sono queste due grandi centrali termiche, veramente enormi. D'altra parte dovevano funzionare per tutto il... E qui c'è un primo passaggio. Il sindaco, qualche tempo, Leonardo Domenici, che vi ricorderete di sicuro, poi adesso un po' non si sente più, insomma, e nel suo mandato di 10 anni decise di non farle demolire. Perché? Perché riteneva questi elementi in particolare una testimonianza dell'ecologia industriale. Ora è vero che anche qui in facoltà, anche Italia Nostra, tanti si sono appassionati dell'archeologia industriale, quindi abbiamo conservato edifici, anche interi edifici da questo punto di vista. Ma questa è una mia impressione, una mia domanda. Secondo me, queste due grandi centrali, soprattutto per gli usi che è destinata l'ex centrale a venire, sono più un ingombro, un problema, che una questione di pregio. Però si può discutere su questo. Ci sono altre teorie per cui queste cose invece vanno conservate e tutelate. Però io l'ho messo perché, e vedremo meglio dopo, forse c'è un problema qui che ancora allora non fu pensato. Andiamo avanti. Allora, veniamo, ora vedete, c'è tutta una scansione temporale, perché è importante, perché appunto sono 30 anni di questa cosa e non è stata fatta, ma finalmente si avvia a finire. Ma nel 2001 c'è il piano, la prima modifica di questo piano con la nuova convenzione. E dunque Gabetti e Isola poi avevano avuto l'incarico di elaborare il piano di recupero, no? Fra i tanti intervenuti, eccetera, fu affidato da loro per l'intera area. E in particolare a Isola Architetti, lo studio Isola Architetti, appunto, fu affidato il progetto per la centrale termica. Va bene, 2001. E questo sarà il primo progetto per l'ex centrale, che verrà presentato nel 24 ottobre 2002 dall'assessore, allora assessore urbanista Gianni Biagi. Anche Gianni Biagi ha avuto le sue vicissitudini, soprattutto per Castello. Comunque se era lui che poi si interessava di questa vicenda, poi dopo anche lui adesso fa altre cose, insomma, è stato protagonista di quegli anni. Insieme a lui c'era il presidente della commissione urbanistica. Io li ho messi perché ritroverete tutti questi nomi, perché? Perché sono tanti, come dire, quanta gente, quanti amministratori e politici si sono interessati di questa vicenda senza riuscirne a venirne a capo.
Quindi sarà qualcosa che dovranno, di cui dovranno, hanno dovuto, dovranno ancora forse in qualche modo chiarire perché e per come. Quindi nel 2002, ed è il primo annuncio, loro dicono già Biagi ed Esposito, la fine dei lavori è prevista per il dicembre 2004. Ecco, prima volta si dice, e in due anni, secondo loro, doveva essere finito tutto. La centrale non era ancora stata affiorata, nessun cantiere, non era partito nulla, però, e questo è il però che mi fa tanto arrabbiare, e lo troveremo in continuazione, fra gli amministratori millantano queste date, per cui si dà per scontato che entro due anni questa cosa, questa apertura dell'Urba Center nuova si faceva, è il primo annuncio ufficiale. Ah, mi sono dimenticato, perché per fare la sintesi, si parlava allora di un urban center, cioè di un centro per l'urbanistica, per la documentazione della città, un centro studi, eccetera, eccetera, di cui in quegli anni effettivamente un po' in Italia si era presa un po' questa strada, ne sono stati fatti pochi, insomma, era un po' una suggestione in quegli anni, specialmente in facoltà, nell'urbanistica, e come diceva, vabbè, lo facciamo lì, l'urban center si fa a Novoli, e nel 2004 è finito. In quello stesso periodo, ecco, intanto diventa proprietaria di gran parte, la Fiat cede la proprietà di tutti questi immobili, poi gli edifici dovranno essere all'immobiliare Novoli. Qui nel libro troverete dei dati, io adesso, chi volesse, sarebbe interessante approfondire anche chi era, perché, come ho lavorato, eccetera, perché è la protagonista. Io ho parlato prima della politica, no? Che secondo me non ha fatto bella figura, ma c'è le sue cose anche da giustificare, almeno per me, anche l'immobiliare Novoli, ma comunque l'ho messa in grassetto perché è giusto che i responsabili siano ben citati. L'immobiliare diventa proprietario di tutto l'ex comparto, dà l'incarico alla struttura, uno studio di Siena per progettare opere di adeguamento sismico, ovviamente, la centrale degli anni 30. Io l'ho messo qui in particolare, vi volevo far vedere com'era la centrale con le sezioni, il piano terra, ecco, la parte della sezione c'era, poi qui ci sono tutte le altre piante, però se volessimo, qualcuno volesse, specialmente i giovani, gli studiosi di architettura o altro, vedere anche la parte architettonica, troverete anche molto materiale su quello, oltre che sulla storia. Allora, abbiamo detto 2002, dice si finisce nel 2004, arriviamo al 2004, siamo nel gennaio, e il comune concorda con la Fiat l'intervento di recupero della centrale termica. Ma perché? Io metterò molte domande qua. Perché? Mentre ho trovato tutti i documenti e li ho messi, di tante questioni non ci sono documenti. Noi, perché? Che è successo in questi due anni? Perché dopo due anni, dopo il comune di nuovo trova la necessità di concordare con la Fiat, con via Novoli, l'intervento di recupero che aveva già previsto e si impegna di completarlo entro due anni, quindi a fine 2005, che poi 2005 sono un anno, sì, due anni compresi, ma insomma alla fine e quindi l'uomo fa una trova l'idea di darci una data, di darci dare alla città una nuova comunicazione sui tempi. Dice io concordo questa cosa, non si capisce perché deve riconcordarlo, e comunque in due anni la finisco. La presentazione la fa l'assessore al piano strategico Simone Tani, anche lui non credo sia più attivo nella parte amministrativa politica, e di nuovo con l'assessore urbanistica Gianni Biagi, che ho citato prima e che ha seguito per molti anni questa vicenda, e poi l'assessore Albini, che poi diventerà assessore alla casa e poi anche lei ha smesso di la politica, credo di sì, e il presidente degli architetti. Ecco, c'è interessante anche questa presenza. L'ordine degli architetti si espone senza averne titolo, perché non si capisce perché, però si siede al tavolo e dice anche noi partecipiamo con un concorso di idee per la progettazione. Bartaloni purtroppo ha avuto anche lui delle vicissitudini, ex presidente, l'ordine è stato molto in crisi in quegli anni, credo che lui sia stato poi dimissionato, insomma, ripeto, chi volesse potrà trovare poi ulteriori approfondimenti, ma la politica è tremenda, perché quando si tagliano i nastri sono tutti lì a farsi la foto, tutti contenti,
quando ci sono vicende come queste non si conclude, non si capisce, questo libro lo dimostra, non si capisce di chi è la colpa, la responsabilità, soprattutto perché 30 anni per fare questa ristrutturazione. Io mi sono incaponito per questo e ho messo tutto lì e ancora non ho finito, perché io voglio andare avanti, voglio capire cosa c'era dietro questi passaggi, ma ve li annuncio velocemente ancora. Siamo quindi al secondo annuncio per questi amministratori. Biagi, che già aveva dato un annuncio prima, Simone Sani, Bartolone, eccetera, si finisce nel 2005. Tutti lì, stampa, foto, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Il concorso viene bandito nel 2004. C'è voluto un anno per fare il bando a gennaio e ottobre l'esito, quasi un anno per questo concorso, a pazienza, e vede vincitore il gruppo dell'architetto Tommaso Bertini. Questi li ho messi per non hanno responsabilità, ci mancherebbe. Ed era anche giusto far vedere anche, per esempio, questo primo progetto vincitore, come pensava di realizzarlo. Qui addirittura aveva, si era intervenuto a coprire la facciata su Via di Novoli. Eccolo qua, qui si vede meglio, Urban Center, vedete, qui è già naturalmente attivo il centro commerciale, la Coop e quant'altro, è già stato costruito, e questo appunto è il fronte su Via di Novoli, anche qui pannellato, eccetera, eccetera. Sul libro ci sono altre immagini, ma ora per stasera ho messo le più essenziali. Questi sono gli interni, il rendering, ecco, qui ancora c'è una parte delle scale interne. Ho voluto mettere anche il progetto terzo dell'ACME dell'architetto Martera, no perché sia non sono amico, non lo conosco, però mi sembrava interessante perché lui invece fa tutta una fasciatura dell'edificio, lo permea, fa un cappotto esterno completo con vari tagli di finestrature, eccetera, e lo fa in questa forma, dove spicca però la ciminiera bianca e rossa, naturalmente, eccetera. Ma era un caso di studio dal punto di vista architettonico, non entra nella durata della vicenda. Questo concorso però, come molti altri, non l'ho citato qua, non tutti in totale, non viene mai utilizzato. Il problema è che sono stati spesi 21.000 euro di costo buttati via, sia a spregio comunque del concorso e di chi ha vinto, perché è brutto. Che uno fa un concorso, lo vince e poi non lo fai, no? Non è la prima volta. Poi anche con questi soldi che vengono malamente dispersi. Ma non è solo questo caso. Perché? Perché vedete l'altra stranezza? Abbiamo detto siamo nel 2004. Sì, nel 2004 abbiamo l'esito di questo concorso. Nel 2004, sempre a novembre, mese dopo, non sempre, ottobre era quello di Martera, questo di novembre, e proprio Aimaro Oreglia d'Isola, grande architetto, eccetera, che come avevamo visto prima aveva avuto l'incarico di fare il progetto di recupero. Quindi si dava l'incarico a Isola, contemporaneamente si faceva un concorso per lo stesso motivo che poi naturalmente nessuno dei due è andato avanti, ma insomma già qui nello stesso periodo si fanno questi pasticci, diciamo io pasticci, poi vediamo. Fra l'altro l'ho messo volentieri questo di Isola, pensando ai precedenti, a quello che sarà, perché ecco questo lo dico per me, non è solo per il mio così piacere di dirlo, personalissimo piacere, a me non dispiace questo di Isola, tutto sommato, perché questa specie di torretta accanto con questo cappellino, e lo trovo anche una cosa un po' giocosa, forse un po' infantile, un po' troppo semplice, però fateci caso. E siamo pochi anni fa, non è che sono degli anni 30 questo, eh? Fateci caso, ricordatevi dopo, fate questa comparazione, fa questo tipo di scelta di recupero dell'edificio all'esterno, ovviamente, e quello che invece abbiamo visto già prima nei concorsi è quello che verrà realizzato. Due mondi separati, però vabbè, qui siamo sul soggettivo, giustamente. E veniamo al 2005. Allora, il novembre 2004, novembre 2005, un anno dopo, è passato un anno, perché non si capisce. Ah, un'altra cosa fondamentale, guardate, una cosa fondamentale. Molto spesso nei progetti si sostiene, specialmente la politica, che è tutta colpa della burocrazia, no?
i ritardi dei progetti, quasi sempre troverete che tutto si ritarda perché la burocrazia, tutti i fogli, le leggi, le cose. Qui la burocrazia, questi 30 anni buttati via, non c'entra nulla. Non c'è stato nessun passaggio burocratico che ha impedito o ritardato questa vicenda. Va bene? Ok. È importante perché... Allora, nel 2005, quindi un anno dopo, quasi un anno dopo, il Comune approva il progetto di isola. Attenzione! Quel progetto che a me piace fu approvato dal Comune, ovvero la strutturazione per trasformare l'infrastruttura culturale di servizio e poi cederla da parte del 2009 al Comune in quanto opera, questo abbiamo detto all'inizio, no? Quindi, nell'atto di giunta, e come una declinazione che si usa quasi sempre quando ci sono immediatamente eseguibile. Anche buffa questa cosa. Ogni volta che si fa l'atto per cui poi vedete, credo, si ripassi, allora è immediatamente eseguibile. Poi immediatamente non c'è. Allora, invece, inspiegabilmente, visto che qui non ci sono atti ufficiali, come altri passaggi, che chiariscono perché, tutto questo si ferma. Abbiamo detto. Il progetto affidato, ora, mentre il concorso tira via male, però potevano fermare qualche... Questo faceva parte di tutta l'ambaradan delle convenzioni, c'era un incarico a Isola, lui lo fa, viene approvato, gradito e approvato il suo progetto, e improvvisamente non se ne fa più di nulla. Ma io non sono riuscito a trovare perché, non ho trovato un atto del Comune che c'è scritto, non si fa più per questo motivo. Mentre sulla loggia di Sozaki ce n'è anche a decine di atti, di discussioni, tutto anche lì, però alla fine, Rombai, se lo chiedo a te, ma tu potresti spiegare perché non si fa la loggia davvero? Ma c'è un atto in cui si spiega, è brutta, abbiamo cambiato idea, non c'è, guardate, discussioni finite, poi si alza Sgarbi, poi anche lì, sottosegretario, facciamo fare Sgarbi, si alza una mattina, non si fa più, si fa un giardinetto. Questo un piccolo è la stessa storia poi alla fine, perché non ci sono atti appunto in cui dicono che sia quello di Isola sia quello dell'architetto Bertini non verranno mai, come è successo, non verranno realizzati. Io ho detto, riporto tutto, e però non posso dire che perché, sarebbe una mia impressione e non è giusto, ma però un perché ci sarà, ci deve essere qui come in altri momenti. Il problema è che anche la cittadinanza attiva, anche Italia Nostra, tante associazioni benemerite che fanno tanto lavoro, poi alla fine contestano, criticano, ma poi non approfondiamo, dico anch'io, io per primo, non approfondiamo questa cosa. E alla fine poi si cambiano idee, non si fanno le cose, ma non mai andiamo a approfondire qual è stato il motivo, l'atto formale anche, non c'è che un atto in cui dice la giunta, il consiglio comunale decidono di non fare più questi progetti, mentre ci sono gli atti per approvarli i progetti, per dare incarico e pagarli, non c'è mai un atto, quasi mai un atto in cui abbiamo cambiato idea per questo motivo, facciamo un altro modo. Vabbè, questo lo dico perché li ho cercati e non ci sono, quindi non credo di poter essere smentito, però se ci fossero, benvenuti, che sia. Arriviamo al 2008, arriviamo al 2005, passano altri 3 anni nel nulla, sono 3 anni persi. Qui già, come vedete, la fabbrica è stata smantellata, è rimasta solo la centrale termica, ma solo la centrale, l'annesso al laterale è stato demolito anche quello. E non è stato dato si parla in modo marginale, nel libro troverete i passaggi, se ne parla, si accenna, perché? Perché non è stato fatto nulla, e quindi sia Domenici che ancora sindaco e Biagi, che è ancora l'assessore urbanistica, non ne danno conto. Invece, nello stesso anno, poi 2 mesi dopo, ci fu un grande convegno nazionale del 200, che qui non è un convegno fatto a circolino, ma nella casa del comune si fa un grande convegno e si dice sul titolo Firenze si rigenera, novole da periferia a città. E lascio perdere questo titolo e tutto quello è successo o non è successo a Novoli da questo punto di vista, per cui periferia forse non è nemmeno più, perché per tanti motivi, città sicuramente non è diventata, però i convegni erano di questo tipo e ce ne sono stati molti altri ancora, ma insomma poi alla fine, mentre questa vicenda qui viene appena citata, giustamente, perché cosa dovevano dire? C'era sto ritardo clamoroso. E noi passiamo un altro anno ancora, in questo caso, da altri documenti ho trovato, la facoltà si interessa, devo dire in modo serio,
e l'Accademia ha lavorato seriamente anche con gli studenti. Questo, per esempio, fa parte di un laboratorio di progettazione urbanistica del professor Falqui, con gli studenti stessi hanno fatto tanto lavoro, molto bello, anche qualche esempio di progettualità. E inizia nel 2009, Falqui effettivamente era un appassionato estimatore degli urban center. Purtroppo, ripeto, non se ne è realizzati quasi nessuno in Italia, insomma, un fenomeno che poi non ha avuto seguito, però nel 2011 poi addirittura un laboratorio fa questa grande... È un documento questo, documentazione molto interessante e disponibile, perché? Perché fatto dall'Accademia, quindi non dal Comune, propone molti spunti interessanti che sono stati assolutamente bypassati negli atti susseguenti. Peccato, però era giusta questa citazione, perché è una citazione positiva. Arriviamo al 2011, abbiamo parlato del 2009, l'inizio e poi del laboratorio. Nel 2011, nello stesso periodo, nel settembre, arriva Matteo Renzi, e questo vabbè, è noto a tutti, con l'ennesima, perché non l'ha fatto solo lui questo giochino, lui li ha chiamati 100 luoghi, la giunta di ora ha chiamato Firenze Prossima, insomma si organizzano questi tavoli di incontro con la cittadinanza, molto fuffa, molto inutili, però ci sentiamo i cittadini che ne pensano. Lui addirittura ne individuò 100, ne fece poi molto meno, e in uno discusse anche a Novoli di Novoli, ma soprattutto quello che interessa a noi è che però l'atto invece, quello sì formale, quello concreto, che annuncia un nuovo cambio di indirizzo. Riassumiamo, allora, Immobiliare Novoli, proprietaria della ciminiera, avrebbe dovuto realizzare i lavori scomputando le organizzazioni e poi avrebbe dato l'immobile al comune, che ne sarebbe diventato proprietario e ne avrebbe individuato come gestore. Questo era l'incipit fin dal 94-96. Ma questa procedura dal 2000, concretizzata, in questi anni non è andata avanti. Allora che fa il comune? Primo colpo di scena importante. Allora dice il comune, sai che io cambio tutto, ribalto tutto. Allora, l'immobiliare mi dà subito l'immobile. Diventa mio, la centrale. La cifra che mi doveva dare per la liberazione me la dà, perché mi spetta, e con quei soldi, questi 2,5 milioni sono ballerini, a volte sono 2,6, a volte 2,4, anche qui ci sarebbe da dire parecchio, ma lasciamo fare. Con quei soldi ci penso io, va bene? Non lo fa più l'immobiliare, lo faccio io. Il comune mi dà da subito, bandirà un proprio avviso pubblico per trovare il soggetto e fare il lavoro e gestire l'immobile. E poi però si configura, prefigura la possibilità di usare un cofinanziamento per la ristrutturazione, e quindi l'eventuale costo di 2,5 milioni saranno diventati sicuramente non sufficienti, tenendo conto che sono passati 11 anni. Attenzione, il comune dice, lo faccio io, mi devi dare 2,5 milioni, ma sono passati 11 anni, non me li hai dati, te li sei tenuti lì, va bene? Ok, se no questo è un passaggio molto delicato, Questi soldi sono rimasti nelle casse dell'immobiliare Novoli, però hanno fruttato poco, non lo so, però insomma qualcosa li hanno fruttato, li ha spesi. E allora dice il comune stesso, sono passati tanti anni, ci vorrà qualcosa in più, no? Ok, questo qualcosa in più, vedrete poi quanto è ballerino o non c'è, c'è o non c'è. E i lavori potranno cominciare subito, e dice nell'anno dopo, nel 2012, e l'immobiliare potrebbe essere già pronto 2 anni successivi. Qui è tagliata l'immagine, ma è pazienza, comunque mi ricordo, nei 2 anni successivi. Quindi, altro annuncio, il primo era nel 2004, lo ricordate, no? Dopo 2 anni, il secondo alla fine, per la fine del 2005, e questo invece si dice nel 2013 sarà finito. Ma c'è appunto da registrare il clamoroso cambio di procedura, come abbiamo visto, che cambia tutto l'iter dei lavori, eccetera. E il cantiere tanto va avanti. Però sono passati 10 anni, dopo 10 anni i piani di recupero scadono, è una nota urbanistica questa per chi è meno avvezzo, diciamo. Però è così tecnicamente, sono passaggi importanti di legge. Allora che succede? Decade, il piano è ricaduto, praticamente si azzera tutto. Allora l'immobiliare Novoli però si affretta col passaggio del 2011 a depositare presso la direzione una proposta di nuovo piano di recupero per il completamento. Ma scusate,
Ma se il comune ha detto ci penso io, va bene, siamo d'accordo, sono dati ufficiali, perché l'immobiliare Novoli deve deposita un nuovo piano di recupero a suo carico, scusate. Questa è un'incongruenza, di cui ripeto, anche su questo non ho trovato delle motivazioni ufficiali, né a favore, nel senso, né da parte dell'immobiliare, che dà quasi per inesistente il passaggio detto prima, invece un passaggio ufficiale, nemmeno per il Comune ha fatto un passaggio ufficiale per riprendere in carico tutta la questione, eccetera, eccetera. E allora, infatti, no, qui c'è un passaggio invece di comunicazione, però siamo già nel 2013, sono passati 2 anni, non è successo niente, ecco, né da parte del Comune, né da parte delle Novoli. E qui c'è un altro passaggio nell'ordine degli architetti. Avevamo visto un ordine degli architetti protagonista, vi ricordate, no? Per fare il concorso con l'assessore Biagi. Oggi invece l'ordine architetto che ha cambiato gestione, e devo dire in meglio, molto meglio questi anni, invece diventa protagonista della critica, diciamo così, o dell'attenzione. Dice, ma scusate, si fa un grande convegno, lo fa proprio lì a Novoli, nei locali dell'annesso centro commerciale, eccetera, eccetera. E dice, che state facendo? Perché non realizzate? Nel senso che in città, in tutti quei 30 anni, non è che poi tutti hanno voltato la faccia, non si sono occupati. Devo dire, come dicevo prima, forse non ci siamo occupati in modo più stringente, questo forse sì. Però, insomma, tutti siamo rimasti un po' sbalorditi di questa vicenda che si prolungava ogni volta l'annuncio e non succedeva niente. Quindi è stata un'iniziativa molto interessante. Allora, veniamo al 2013, sì, sempre il 2013, siamo a novembre però. Il Consiglio Comunale approva la variante al PRG con il nuovo piano di recupero per l'Alex, e qui tutto l'ambaradà, qui vedete la cartina un po' strizzata per così, ma insomma c'è la parte residenziale, la parte del parco, la parte centrale, l'università in alto a destra, in alto a sinistra il Palazzo di Giustizia, e in giallo l'ultima parte che via Toscana, che stanno completando proprio in questi ultimi anni. Le altre sono state completate tutte. Qui, bordato di rosso, circoletto rosso, trovate di nuovo la centrale termica. Oh, però, un grassetto. Si conferma che la ristrutturazione dell'edificio della centrale sarà eseguita dall'immobiliare nuovo. Un altro cambio, con un progetto concordato con il comune, con il costo, sempre il solito costo, scrive gli oneri di urbanizzazione. E allora, perché? Ecco le domande che mi sono posto e vi pongo anche a voi, perché vorrei che anche voi prendesse a cuore questa. È un esempio, prendiamone uno e portiamolo in fondo di queste cose che succedono, veramente non si riesce mai. Perché il piano di recupero del 94, modificato, non fu attuato dall'immobiliare Novoli in ben 17 anni? Perché? Non c'è scritto né da parte loro né da parte di... Non c'è una motivazione, ma sono 17 anni, sono 2 milioni e mezzo di oneri che l'immobiliare Novoli si è tenuto nel cassetto. Cioè, non gli ha fatto altro, l'ha messo in banco, lo so, l'hanno reso. C'è anche forse qualcosa riguarda la parte di Corte dei Conti, non lo so, ma cioè è un dato. E perché appunto l'immobiliare Novoli non ha provveduto come da progetto Isola? Anche lì c'era un progetto confermato, anche affidato, cioè, no. Qui mancano risposte, come ho detto, ma ci sono gli allegati. Ora qui la sintesi me ne dolgo, perché sono corposi e bisogna leggerli per bene, io l'ho sintetizzato troppo bruscamente, ma l'allegato a questo piano di recupero fa aumentare le sorprese. Perché? Si ribadisce, si conferma, l'istituzione di edificio da essere ambientale Novoli, con il progetto del conduttore comune, cotto da scomputato, mentre si apprende che le precedenti spese sostenute e rendicontate per la progettazione della ristrutturazione della centrale termica sono escluse dagli scomputi degli oneri, poiché queste non figuravano negli elaborati a corredo della convenzione del 2001 in merito alle spese ammissibili. È un elaborato che manca, io non lo trovavo, guardate, magari posso, qualcuno mi dice, a me per ora nessuno mi ha fatto, ha detto Pio. Io non l'ho trovato, magari ci sono, ma non c'è un atto in cui, cioè, o meglio, c'è questo allegato A24 e non c'è. Manca un allegato.
che è quello appunto in cui si fa riferimento a questo scomputo che doveva essere errore, dimenticanza, sciatteria, fatalità, da parte di chi? Possiamo pensare tutto e soprattutto manca un atto. Questo è un dologo grave, fra l'altro importante, lo vedremo poi nel proseguo della vicenda. Però vedete, bisogna fare un lavoro, ora sai, all'università siamo abituati, si fa ricerca, si approfondisce, anche qualche giorno, parte della stampa a volte riesce a approfondire, ma bisogna far così, perché se no noi ci poveri cittadini, tutta questa roba ci passa sopra e si fa quello che si vuole nella pubblica amministrazione. È inutile che parliamo degli scandali, le mafie, la burocrazia, le mazzette, la corruzione. Qui non c'è, perlomeno per ora non ho trovato questi elementi. Ma si fa quello che si vuole. Quello che si vuole. La pubblica amministrazione, il comune di Firenze, si loda di essere un comune preciso, serio, eccetera. Cioè, queste sono vicende clamorose, piccole se volete, poi ci sono quelle più grosse, naturalmente, ma è lo stesso. Allora, Fasucchi, bravo giornalista di Repubblica, ora credo non sia più a Repubblica, ma fa ancora attività. Fece un bell'articolo nel 2014. Doveva diventare un urban center, doveva ospitare la sede di una radio, doveva essere lo spazio aperto alla contemporaneità, per me, detto l'elettro di Tradernia, crescono le piante infestanti, sperando in futuro che cresca qualcos'altro. Questo è un atto di denuncia chiarissimo su un giornale diffuso, importante, molto, molto duro, non occorre scrivere molto di più, no? Quindi è venuto, sono venute fuori anche le critiche formali. Ma nel 2015, come se nulla fosse successo, nemmeno gli articoli di giornale riuscissero a fare, per quello fa rabbia che gli amministratori si succedono, prendono in carico una vicenda, non la vanno a vedere, parte da zero, come se prima non ci fosse nulla, non ci fosse dagli atti ufficiali, la storia, la politica, le cose. Prendersi, arriva l'assessore. A quel tempo, l'editore Meucci, ancora oggi ancora in giunta Meucci, Meucci è ancora assessore a Firenze, non è che come altri non c'è più, lei ha l'incarico all'università, l'università e grandi progetti, fra l'altro. Nel 2015 tocca a lei e se bella, ribalta un'altra volta gli indirizzi. La proprietà della centrale passa al comune, vi ricordate, se l'aveva già chiesto, non l'aveva fatta, l'aveva data l'immobiliare, ora ritorna, ce la prendo io, non ha fatto nulla nessuno, ce la secchia, la prendo io. I costi sono sempre, ah no, qui sono aumentati, siamo arrivati a 2 milioni e 8, non ho capito, come insomma, andrebbe fatto un ulteriore approfondimento, probabilmente ci sono i motivi, ma qui si passa da 2,3, 2,5, 2,4, 2,8, poi si torna indietro, non si capisce questa cifra perché è così ballerina. Si chiede, basteranno? Saranno messi nel solito scopo dell'organizzazione. Il progetto di recupero, attenzione, sarà elaborato in house dagli architetti del comune. Va bene? Più concorsi, l'ordine chiedeva di fare concorsi, poi li facevano, li finivano. Ma adesso sai che? Faccio io. Ma che Amaro Isola, Bertini e quant'altro. Faccio io con i miei architetti e di nuovo questa vergogna. Si prevede l'avvio dell'intervento a fine 2015 o al massimo inizio 2016. Durata dell'intervento 3 anni. Qui sono diventati 3, in genere erano 2, ora si allunga, non si capisce perché, che è sempre quello, un edificio. Però anche qui l'assessore Meucci, bella, dice, si comincia fine anno, massimo all'inizio, e in 3 anni si fa. Ma uno che viene, dopo dal 94 ha letto qualcosa di questa vicenda, si è reso conto, visto che cambia di nuovo tutto, dice, allora sai che non è successo, non la faccio da me. No? Allora, ma si può ancora mettersi a dare la notizia alla stampa, alla città, con queste date assolutamente fasulle? Ma possono gli amministratori fare così? E noi cittadini ingoiare tutto senza... anzi no, ora i cittadini sai che non ci credono più, quindi basta dire quello che voglia la gente, però comunque non è giusto, se tu ti siedi, hai un piano, dei soldi, un progetto, hai un cronoprogramma, ma a casa nostra, che si fa così? A volte c'è ritardi, sì, le ditte, le cose, ma si fa così? Cioè, no, questa è la casa nostra, la casa di tutti. L'immobile, attenzione, un'ultima cosa importante, resta di proprietà pubblica, a me, se lo prendo, ma la gestione dell'urban center sarà data in gestione a privati attraverso un bando. Attenzione,
architetto Lenzi, ma stasera abbiamo... distratto. La gestione privata. Allora, io comune faccio il progetto con i miei tecnici, fatelo un caso, e la gestione la devo da fuori. Ma perché? E per farci che? E qui veniamo alla parte più, forse quella più recente, più importante al momento. Ma in realtà è Giannassi, ci dà un'ulteriore, l'assessore Giannassi, allora ora è in Parlamento, l'onorevole Giannassi, ha fatto carriera ed è in Parlamento. E va bene, il De Gennaio annuncia, e questo è interessante, fa parte di questa retorica della comunicazione che dicevo all'inizio col regime, c'è una nuova terrazza panoramica in città, via libera dalla giunta, della ristrutturazione dei centrali a Fiat, 1700 metri quadri di spazio che diventeranno un centro polivalente. Fate attenzione, che ognuno parla, dice la sua. Questo adesso per Giannassi si fa un centro poli, cosa sa Axia, non lo sa nemmeno lui, sicuramente non è più un urban center, ma si butta lì, cioè, vabbè, tutto, no? Tutto è nulla, tanto per, però terrazza panoramica ci dà l'informazione di un luogo bello, panoramico, per vedere che, cioè, vabbè, ok. Ma arriviamo al 2018, non siamo a nulla ancora, non siamo a nulla. Al 2018, anni di silenzio, non c'è un atto, una nota, un perché, un per come, zero lavori. C'è una nuova comunicazione, stavolta dà l'immobiliare, attenzione, stavolta invece di essere l'assessore di turno la dà l'immobiliare, la proprietà, delegata dalla Fiat a gestire tutta l'ambaradà. E c'è questo direttore, cioè io ho citato tutti i politici, ma non lo faccio, guardate, per denigrare, nell'amor di Dio, non è quello. È importante però, i politici devono mettere la faccia, tu fino a un fondo. E noi dobbiamo essere sempre presenti nel ricordo, in queste storie, bisogna capire chi sono... Giovanni Lanci è il direttore, credo ancora, dell'immobiliare Novoli, quindi figura di grande importanza in tutti questi anni, perché anche lui è responsabile di un ritardo clamoroso, perché l'immobiliare Novoli per ben due volte ha avuto il mandato ufficiale dal comune di realizzare le curve della centrale Terme e non l'ha fatto, ed è sempre lui. Mentre gli assessori sono cambiati, questo signor Giovanni Lanci è sempre lui, che dovrà rispondere prima o poi perché è successo, per come, qual è la sua lettura, cosa è successo per via di questi ritardi di 30 anni di questa vicenda. Allora dice Lazzari, anche lui però fa la comunicazione, ad aprile 2018 ci dice tutto a posto, le procedure sono confermate, finiamo i lavori nel fin dicembre 2019, eccolo un altro, messo in punto, eccolo un altro. Ma anche loro, ma non saranno un po' incoscienti? Perché poi ogni volta poi ci sono... Poi andiamo a pescare, no? Diciamo, ma com'è che dovevi finire il 2019? E qui tanto dice. Allora, la Nazione del 2018, novembre 2018, siamo, dunque la comunicazione dell'immobiliare era aprile, sì, siamo già a novembre, e c'è la dichiarazione dell'assessore comunale Bettarini. Bettarini è ancora assessore in amministrazione a Firenze, ora attualmente, mi pare sia al bilancio, al commercio, è stato anche direttore generale della città metropolitana, e nel 2018 era assessore, non mi ricordo però che cosa, insomma l'avevo scritto, ma e quindi un'altra figura ha seguito per diversi anni la vicenda. E qui io, dovete credermi, perché se, dov'è l'editrice Silvana Grippi? Il libro è alla Biblioteca Nazionale, cioè questo è un documento, non si scherza. Cioè io mi prendo responsabilità io e l'editore di avere scritto delle cose. Ma ho scritto riportate in gran parte, tutti atti ufficiali. Allora qui Bettarini dice, si cambia un'altra volta. Il soggetto realizzare il progetto torna all'immobiliare Novoli. Non deve essere il comune, gli architetti in casa a fare... Il costo è diminuito a 2.300.000. Perché da 2.8 si va a 2.3? Io non l'ho trovato perché. Ma non è giusto, se tu cambi i costi devi scrivere anche come mai, perché ci sono atti precedenti. Il bando parte solo ora, quindi a fine 2018. La durata del cantiere prevista è 18 mesi. Allora, a volte sono 12, 24, 18. Perché è sempre quello l'edificio? Non è che è cambiata la metrica, la cubatura o il progettazione, sempre quello. Ma perché? E quindi la fine dei lavori prevista, di nuovo, l'ennesimo annuncio, è il 2020.
2020, va bene? Ok. Arriva Nardella, maggio 2019, adotta definitivamente l'ho scritto io, lo metto fra le virgolette, definitivamente. Ma quante volte è stato definitivamente e immediatamente eseguibile? Immediatamente, tutti i passaggi erano immediatamente eseguibili. Allora, adotta la variante del piano di recupero di completamento, nel giugno l'Immobiliare Novoli finalmente pubblica sulla... Vedete questo passaggio sulla Gazzetta? E quello è fin dal 96 ed era di rimè, doveva essere fatto. Non hanno mai fatto un passaggio così, perché infatti, perché l'abbiamo visto. Finalmente a questo punto sulla Gazzetta, nel bando di gara, per il recupero. Ecco, l'importo adesso è, con ribasso posto a base di gara, 2.490.000. Anche qui cambia di nuovo. Vedete quante volte cambia? Prima era 2,3, ora 2,4. No. Nel luglio 2019... Anche a giugno l'Immobiliare è pubblico sulla Gazzetta, va bene? A luglio, un mese dopo, la giunta fa la comunicazione e riprende la notizia del bando di gara. Doveva farla prima l'amministrazione, ma a questo punto sono dettagli, vedete che sia, se lo fa prima l'Immobiliare. E dà notizia con l'assessore del Re. L'assessore del Re è stata protagonista in questa vicenda, l'assessore all'urbanistica. Poi c'è stata la disgrazia con la lite con Nardella, ora si candida a sindaco, ma io quando la incontrerò poi mi porto questo dietro, perché ci saranno gli incontri e voglio capire deviso perché non ci sono riuscito, perché poi non è stato rintracciabile anche da lei la questione. E infatti eccoci qua, luglio 2019, incontro pubblico, io c'ero qui alle Murate, qui no scusate, le Murate sono più in là, vabbè, sì, qui vicino. E l'assessore del Re in piedi, quello seduto, l'architetto Pittalis, che è poi il direttore dei lavori attuale, sta completando questa vicenda, dà conto della gara per il recupero. Entro 60 giorni porterà a segnare il progetto di 115.000 euro, appaltato nel recupero 2 milioni e mezzo, qui 2 milioni e mezzo, boh, saranno 9, e nell'incontro, appunto, ma soprattutto spiegano del Re Pittalis, vabbè, la gara, vabbè, quella evidente, ma soprattutto gli elementi, cosa dovesse essere questa struttura polivalente pubblica. Attenzione, ora nel libro lo trovate meglio, ci sono dei riferimenti, poi c'è un atto ufficiale, quindi vedremo poi, questo è importante, stiamo arrivando ai giorni nostri, vedremo poi se queste loro proposte per ristrutturazione degli interni, l'uso degli interni, saranno confermate, perché io dubito che invece non sarà così, ma vabbè, tanto ci arriveremo. Oh, finalmente nel maggio 2020 si aggiudicano i lavori e il progetto esecutivo. L'assessore conferma le modalità nuove per la miniera in carico alla realizzazione, lo scompo di ogni urbanizzazione, penso sia bla bla bla. L'appalto assegnato alle ditte Gedi e Compact, che hanno presentato un progetto coordinato dall'architetto Malavasi. Inciso. Non banale, anzi. Allora, abbiamo visto concorsi, tanti più o meno affermati professionisti, eccetera, eccetera. Immobiliare Novoli non dà mica conto di questo progetto. Cioè, affida alle ditte e al Malavasi e vai. Ma dico io, con tutto quello che è successo, ma non era il caso di farne anche un approfondimento pubblico nell'amministrazione stessa? Ma si fa così, soprattutto dopo quello che è successo. E se potevamo intervenire in questo caso, notificarlo, fare un non so, magari non è il caso, sicuramente, ma poteva essere un elemento di discussione. Beh, mi sembrerebbe il minimo, e non è così. Questo è il progetto del Malavasi, che è poi quello che avete visto, hanno cominciato a realizzare, sono i rendering, anche degli interni. Poi nel libro troverete più precisione il progetto stesso, visto che è quello definitivo. Nel maggio 2020 l'assessore interviene alla commissione consiliare, illustra il progetto esecutivo, bla bla bla, bla bla bla, ma illustra e basta, non c'è stato mica nessuno dibattito o approvazione definitiva. E poi ci sono altre due cose interessanti a corredo, che già bastavano, ma insomma, a corredo, perché
nei 5 metri accanto, nel grande centro commerciale, il comune aveva chiesto e ottenuto di avere due ambienti molto grandi per l'uso anche qui pubblico. Poi li vedremo nella foto successiva, sono molto interessanti, molto una specie di piazza coperta. E qui trovate il signor Lazzari, che è il primo a destra, poi accanto Pittalis, accanto l'assessore del Re e accanto l'assessore allora Tommaso Sacchi, assessore della cultura, che è stato una meteora perché poi se n'è andato dopo poco dall'assessore di Firenze, è andato assessore alla cultura a Milano. E accanto c'è allora consigliera Giacchi, ora è consigliera regionale, che poi molte di queste figure ritornano, alcune hanno smesso, altre sono ancora in pista, diciamo così, volgarmente. Sì, vabbè, infatti. L'importo complessivo per qui c'era un progetto per gli allestimenti, 39.000 euro, insomma, non banale. Allora, due grandi volumi, liberi, che ci si fa, non si sa, poi lo vedremo, però intanto ci comune, sai che io impegno 40.000 euro per fare un concorso per nemmeno abbellire, nemmeno arredare, ora li vediamo subito perché sennò non mi so spiegare. Questa è la situazione, va bene? Questi sono i pilastri, gli ambienti molto, molto alti, molto importanti, e non si vede qui, peccato. Insomma, il concorso praticamente era per fasciare i pilastri in modo artistico. Ora, io sono amante dell'arte e anche dell'innovazione, non è che sono contro, ci mancherebbe altro, anzi, benvenuti e facciamoli ancora. Ma è così necessario, era così necessario fare dei decori ai pilastri, poi ora non ho messo la slide. Si deve fare questa spesa. Io, guardate, c'è un problema di funzioni, di occupatezza, di buonsenso, chiamiamolo così. Anche perché, che succede? Questa è un'altra partita, non è affrontata, ma i protagonisti sono sempre gli stessi. E che ci si fa qua? Ah, intanto continuo i sopralluoghi, tanto per dire che il presidente della commissione urbanistica, attuale presidente della commissione urbanistica, cioè il POC in approvazione, il presidente del quartiere, una decina di consiglieri comunali, tutti lì, ma meno male. Ma poi voglio dire, questi cosa, dopo la visita, che cosa hanno capito, che cosa hanno da dire, qualcosa anche nel pregresso. Vabbè, comunque per dirvi, la Giuliani, adesso è assessore anche lei al patrimonio non abitativo, il presidente Bar, vabbè, e poi si mettono naturalmente le foto su Facebook, che non solo non ci si va con una certa prudenza, ma no, ci si va a vedere, si mette la foto, sono stato a vedere la centrale, allora non è nulla da dire, sono 30 anni che si baloccano, vabbè, niente, questi sono i nostri politici. Poi ci arriviamo a dicembre, e finalmente anche il sindaco, che non c'era mai stato, Nardella, fa il sopralluogo. Lo fa con l'assessore del Re, naturalmente, e anche con l'assessore Guccione. L'assessore Guccione in realtà è l'assessore allo sport, quindi nulla c'entra, però è, come si dice, Novolino, quindi a cuore Novoli, dovrebbe avere a cuore Novoli a questo punto, dico io, e quindi anche lui va a vedere questa centrale termica. E questa processione di varia natura che continua a vedere, probabilmente anche loro non si sono chiesti come mai questi ritardi clamorosi, ma però nel sopralluogo il sindaco annuncia, e ci risiamo, che sono iniziati i lavori, guardate, non l'ho descritto io sulla stampa, nel comunicato anzi ufficiale del comune, sindaco, sono iniziati i lavori e fra 2 anni, di nuovo, questi 2 anni in genere, sono sempre 2 anni, secondo me, più o meno, rinascerà l'ex centrale termica. I lavori sono stati aggiudicati a luglio e dovrebbero terminare nel 2022, va bene? Ok, attenzione, perché torniamo un attimino indietro sulla questione Sacchi. Sacchi è un personaggio, a mio parere, brillante, non è un politico, si occupa di cultura, di arte, e dice anche lui la sua, però. E non è una battuta banale, però vedete la confusione. Cioè io, questa cosa della ciminiera, degli annessi soprattutto, abbiamo visto prima, sarebbe interessante affidarli ai giovani artisti. L'ho messo perché?
perché è un'ipotesi, però è un assessore questo, non è un cittadino o uno di noi, dice, ma se perché non ci mettete giovani lì, lì, o qualcuno delle belle arti, o qualcuno, questo è un assessore del comune, dice, secondo me bisognerebbe dedicarlo ai giovani artisti, idea bella, ma estemporanea, tant'è vero che poco dopo, no, il giorno dopo, scusate, Eugenio Chiassini, che è il redattore capo del Corriere Fiorentino, apre una dura polemica su questa proposta, ma non mi interessa, cioè la polemica è interessante, ma non mi interessa questo, mi interessa dire che c'è veramente, sono estemporanei, non sono pubblici amministratori, questi si alzano la mattina e cambiano idea di palo in frasca senza avere un pregresso che li dovrebbe, o comunque concordare col sindaco, con un atto di un consiglio della giunta, una proposta del genere. Continuano, la politica continua a far così, chiunque sia, poi sono amministratori, non sono. E vabbè, polemica naturalmente, non vi dico perché, insomma è una questione interessante, ma ora non è il tempo. Nel 2021 però si è passato un'altra, del re torna a fare l'ennesimo sopralluogo, qui c'è di nuovo il presidente del quartiere Bali, anche lui, non protagonista, non pervenuto, non protagonista, non c'è un atto del consiglio di quartiere in 30 anni che mette bocca in questa vicenda, che chiede conto, che critica, che fa qualche pulce all'amministrazione. Tanto per della serie che i consigli di quartiere di Firenze, per come sono ora, andrebbero chiusi. Mi dico una cosa forte, pesante, ma la voglio dire perché non ho oggettività. Andrebbero chiusi per costruire dei momenti invece civici, di partecipazione civica, quella sì, e non dei piccoli parlamentini inutili, e sicuramente in alcuni casi il quartiere 4 è stato sicuramente gestito meglio, ma anche per alcune figure come Croccolini, ve lo ricorderete, ora Tormentone, quindi qualche quartiere c'è stato qualche un pochino più di buona volontà, di buon risultato. Il 5, un disastro assoluto. Ma che dice la Del Re? Questo interessa a noi. Nel luglio 2021, quando era Nardella, non mi ricordo più, era del dicembre 2020, sono passati 7 mesi, e la Del Re dice che la dichiarazione del sindaco Nardella del 3 dicembre, questa volta i lavori sono partiti davvero, era priva di fondamento, perché non è così. Non è così, l'annuncio lei della verità. Quindi, di nuovo, un'affermazione del sindaco, non di nuovo il capo dell'amministrazione, che disse a dicembre che i lavori erano partiti. Bugia, la parola è questa. Non è che va in galera per questo, naturalmente, però bugia, perché è il frutto di questa faciloneria. Arrivano, sono sopralluoghi, i giornalisti, cioè fa 2 anni finito, è già iniziati i lavori, non era vero. E la Del Re lo smentisce, sarà stata cacciata per questo. No, una battuta, scusate. Ecco la Del Re, ma interessava avere il presidente del quartiere, Vitalis, vedere questi volumi interni. Ecco, loro qui sono sulla parte alta, sulla base della ciminiera, l'estensione dell'edificio, il presidente Balli e Pintalis, la foto sorridente di rito. Io cosa ci abbiano da sorridere non lo so, ma le voglio dire, le dico queste cose, non sarò educato, sicuramente no, ma le voglio dire, perché avete visto questa storia, cosa ridi? Cosa ti metti in mostra? Perché che cosa? Ci sarebbe da vergognarsi, da fare questa cosa velocemente in silenzio e chiedere scusa a tutti, e poi non solo forse le scuse. Ah ecco, scusate, ho recuperato, vedi i pilastri arredati artisticamente, 40.000 euro, no, ma non lo dico a chi gli autori, ci mancherebbe altro, lo dico all'amministrazione, 40.000 euro, ma non è finita qui, ora ci torniamo. Ecco la retorica che dicevo all'inizio, la retorica abbiamo visto negli anni 30, il regime fascistissimo a Firenze, ringrazia il Duce per avermi fatto la fa. E Nardella scrive a Novoli, nuovi spazi per i cittadini grazie al centro polivalente di San Donato. Ma santa pazienza, non sono stati ancora aperti, non sono stati ancora attivati la gestione. Ma perché fai questa installazione e dici questa fesseria? Ma ci fai rovinare il fegato, specialmente a chi attende, come a Novoli particolarmente, questi spazi pubblici.
ma non è artista la frase più retorica, la vedremo dopo. Vedete i volumi? Adesso guardate però, attenzione, a parte i pilastri fasciati così artisticamente, ci hanno messo le luci, i tavoli, come si chiama, i portalibri, quant'altro. Quindi adesso è finita questa interna, questa parte del laterale del centro ponente, è finita. Poi ci torneremo, eccolo qua. Il giorno seguente, 2021, un articolo più completo e tagliato ci informa sulla ricerca da parte del comune di idee di un gestore. Allora, ma io mi vergognerei. Il comune cerca le idee per metterci, che non sa cosa metterci qua dentro. Ha fasciato i pilastri in modo artistico, e vabbè, ma non sa cosa metterci, l'ha arredato, l'ha finito e quant'altro. Deve cercare di chi delle idee e soprattutto il gestore. Torniamo alla parte iniziale. Quindi questi spazi qui, che sono spazi per la comunità, cioè quegli ambienti sono per, dovrebbero essere per assemblee di cittadini, per incontri, per qualsiasi cosa, convegni, spettacoli, quelle cose destinate al pubblico, gratis. Va bene, gratis, insisto. Qui invece adesso viene avanti l'idea che ci vuole un gestore, e quindi vince il gol e siamo sempre lì. Qualcuno vincerà questi spazi, ma poi ce li metterà a disposizione gratis a noi. Ma non credo proprio. Saranno affittati, puoi fare un'assemblea all'affitti. Guardate che purtroppo questa cosa degli affitti ha colpito tutti. Sarà l'economia in crisi, ma le case del popolo devi affittare, le chiese addirittura fanno affittare gli spazi, non c'è più uno spazio pubblico gratis per fare un'assemblea, c'è qualche centro civico di quartiere, ma vi fa domande, ma c'è praticamente. E qui di nuovo, naturalmente l'idea di Sacchi tramonta rapidamente e il comune si affida appunto a questa cosa, ovvero un centro pubblico gestito da privati. Vergogna, io su questo farò battaglia, non va bene. Ma ancora ci arriviamo, perché adesso. Ed ecco la retorica che dicevo all'inizio. La ricordate? Temprafo, l'orgoglio di Firenze, temprafo nel ferro. Finalmente, dice Nardella, recuperiamo un contenitore vuoto da troppi anni. Ma io dico, ma mi scuso perché questa cosa è durata al limite. Ma vuoto da troppi anni per colpa di chi? Perché? C'è stato un editto, non so, chi ha pedito di fare questa cosa, o siete sempre voi? E lo restituiamo con nuove funzioni ai cittadini, dice il signore. Questo centro, l'ex centrale Fiat, dove sono iniziati i lavori, alla buon'ora, rappresentano una parte identitaria di Novoli e si apprestano a diventare uno dei nuovi cuori pulsanti di una Firenze che vuole trasformarsi e guardare al futuro. Ma io mi auguro solo che gliel'abbia scritto qualcuno, che non sia lui a scrivere così, perché veramente siamo tornati agli anni 30. Ma vergogna, siamo nel 2020 qua, di social, la comunicazione, l'intelligenza artificiale, di tutto, di più. Qui si comune ancora questa, con l'enfasi, senza nemmeno giustificarsi e sfogarsi, di fare qualcosa e diventerà il cuore pulsante parte di. Io sono allibito ed eccolo, finalmente anche lui, secondo e ultimo intervento, non c'è tornato più, anche lui si mette sulla pagina Facebook che va di moda, quindi la foto con lui in piedi, sull'altro, col caschetto giallo, perché siamo in un cantiere, quindi caschetto giallo, e che guarda, cosa guarda, la tranvia, cosa guarderà? Da giù si vede il Duomo proprio, guarda Novoli, cosa che c'è Novoli negli anni 60, che andrebbe resa al suolo, ricostruita. E gennaio 2022, eccetera. Poi si è accordato diverse foto. Questo è l'ultimo annuncio. Attenzione, colpo di scena. I lavori finiranno entro il 2000. Madonna, è tagliato, ma credo sia 23 o 22. Spero 20. Boh. Tagliato la slide, allora la cerco dopo. Comunque, forse 22, sì, forse 20 gennaio, sì, c'era già. E forse lui dà per contato che dentro l'anno finisce tutto. Comunque si trova. Però ecco, le 22, siamo 24 aprile, non sono finiti per nulla. Siamo ancora lì. Sono passati 2 anni, va bene?
Ok, allora io dico, se nel 2022, insomma, sai che c'è un po' di precisione, ma dai una cifra esatta, non c'è mica, non mi è successo nulla, perché c'è ritardo, non si sa perché è ritardo, c'è altri 2 anni di ritardo. Ah, una cosa carina, per modo di dire. La ciminiera. Abbiamo visto la ciminiera, ed è vero questo, sin dagli anni 60, cioè, quando è stata costruita, per la piana, non solo per Novoli, ma per la piana di Firenze, era un elemento simbolico, non dico era la torre, il campanile, certamente no, però se tu ti spostavi, vedevi la ciminiera, sapevi, ti orientavi anche, ma come era simbolico, la ciminiera, la fabbrica, rappresentava il mondo del lavoro, l'impresa, la grande fabbrica. Ora dice Malavasi, credo, il progettista, Fittali, se non so a chi dà la colpa, il comune. Porca miseria. Io però la ciminiera è un bel birillo, statica, sismica, vento. Cioè, tenete conto che finora non è mai cascata, Cioè, è stata finora mai successo nulla. Però dice, i preoccupati tecnici del comune, poiché ogni volta casca un albero, oddio, no, tagliamolo prima, se no casca, poi danno la colpa. Ci sai che io la demolisco. Ma io vorrei sapere, ma lo troverò, perché con Pittali se ho contatti, ma questi sono più profondi, io li voglio sapere. Perché? Perché demolisci invece di fare bianco e rosso una pittata e magari metti dei tiranti? Insomma, con delle cose si può fare, si può stare in sicurezza, si può fare. Perché la demolisci? Ma non è nulla di grave, non è grave. Però perché? Perché? Non c'è solo questo. A un convegno di un anno e mezzo fa, all'ordine degli architetti, parlando anche di queste e altre vicende, casualmente venne fuori e fu dato da un consigliere di quartiere la notizia che la ciminiera veniva demolita e ricostruita in plastica. No, in plastica, giuro, cioè, è registrato. Quindi. Naturalmente, meno male, un anno e mezzo fa ci siamo tutti guardati, ci siamo alzato la voce, no, guardate, ma che stanno facendo? Tant'è vero che forse, allora, uno ha detto una balla, ma non credo. Probabilmente era l'idea quella, che così può succedere. No, la rifanno in acciaio, la ripittura non la rifanno in acciaio. Giustamente la rifanno, perché ci mancherebbe altro, se no davvero l'unica cosa è rimasta della fabbrica Fiat, almeno un simbolo, tanto la centrale è dentro, chi ci va a vedere? Fuori avete visto? Io non ho espresso giudizi sul progetto Malavasi. No, se volete fate, io ce l'ho i miei giudizi, ma a parte non sono buoni, ma vi ho fatto vedere Aimaro d'Isola, un po' infantile, può darsi, è questo. Cioè, e comunque sia, se devo conservare la centrale interna, che è inutile, perché poi alla fine che vedo? Vedo un boccone. Modificare mezza facciata, io preferisco allora tenere la facciata e buttare già. Se è quello il motivo di archeologia industriale, mi interessa sicuramente la ciminiera, che è molto simbolica, ma forse anche l'intero edificio com'è. Se lo voglio vedere com'era, lo lascio così. No, ci metto l'acciaio, tutte queste, perché né carne né pesce alla fine quel progetto. Vabbè, vi ho detto la battuta sulla ciminiera, l'ultima notizia è che la fanno in acciaio, vabbè. Questi sono gli interni durante le fasi di cantiere, eccolo qua. Insomma, si può discutere, sì, si può e si deve discutere questo, ma non perché sia bello o brutto, quanto sia in linea con le volontà, ma ahimè, abbiamo visto volontà, erano poche e molto confuse degli amministratori, e men che meno del Mobiliare Noli, e le volontà originarie di salvaguardare l'archeologia industriale. Questi sono i rendering particolari. E questo eccetera eccetera, e questo anche spazio free space, spazio libero, sì. Sono passati 30 anni e ancora non vediamo l'esito, perché come avete visto adesso stanno lavorando, hanno messo l'esterno abbastanza avanti. Questo è com'era e come sarà, ecco, giusto, di nuovo vuoi lavorare sull'archeologia industriale? Allora non va bene, il progetto non va bene, c'è nulla a fare, piacere essere moderno, ma non va bene. Questo è il cantiere, eccolo qua. Queste sono le ultime immagini di ora, nel senso di finirla e di finire di dire sì,
A parte il colore, io non ho capito, questo lo voglio sapere, devo chiedere, ma perché questo colore grigio brutto, quando era giallina la centrale, vabbè, nulla di che, però perché questo scuro? Non so perché, chi ha scelto. Beh, vabbè, comunque queste sono le ultime cose. E mi sembra che siamo arrivati, credo, a fine, vero? Leonardo, tempo è chiuso? Ci fermiamo qua? No, perché ci avevo... No, però lo faremo un'altra. Avevo messo delle slide interessanti sia sul. Questa è molto brava. La finisco con questa. Questa è una foto di Grillandini, del gruppo di fotografi di Apress, molto bella, odiosamente in bianco e nero. E voglio farlo chiudere con questo, perché tornando all'inizio, parliamo di questo edificio. Sì, va bene, è un edificio piccolo, limitato, cioè, ma parliamo anche di tutto il resto. A sinistra scorgete, soffocata da di tutto di più, la torre campanaria della chiesa di San Donato in Polverosa. Chiesa di San Donato in Polverosa dell'anno 1000, che poi Novoli, dice, ma se a Novoli se ne frega, è tutto brutto, c'è questi palazzoni, ma che? A Novoli ci sono tre chiese del 1000, e disgraziata anche la sovrintendenza, che io ho sempre difeso la sovrintendenza, io sono un difensore della sovrintendenza, ma fino a un certo punto. Perché per anni, in qualche occasione, la sovrintendenza sta cieca e sorda. E anche lì, perché questa cosa di San Donato è uno scandalo. È uno scandalo, riguarda anche la Chiesa. Perché allora Don Bencini si fece pagare i lavori di ristrutturazione, chiuse gli occhi su tutta la speculazione che fu fatta dietro. Dietro c'era la Reggia d'Emilio, abbiamo detto tre chiese del 1000. Ma dietro questa chiesa qui, che è stata recuperata, pur quanto soffocata da tutto di più, c'è il rifacimento dei Demide, dietro c'è la Reggia Demido, che è una cosa straordinaria, non si chiamava villa, era Reggia, andatela a vedere perché vale la pena cosa era, anche lì dissolta, poi Demido fa andare a Platolino, va bene, però nel silenzio assoluto, ennesima mega speculazione, colpevoli tutti, comune, chiesa e sovrintendenza. E se andate oggi a vedere cosa hanno fatto, pur cercando di abbellirla, rifarla un po' come era, vergogna, c'è un cartello sulla parte esterna retro, l'ingresso, che mi ha fatto, non l'ho portato, peccato non l'ho portato, ma vi chiedo a voi se avete mai visto una cosa del genere. C'è un cartello che dice, attenzione, vietato l'accesso, vigilanza armata. Io non ho mai visto un cartello del genere a Firenze. C'è scritto vietato d'accesso, c'è scritto attenzione ai cani, non lo so, ma vigilanza armata non l'ho mai visto. Cominciamo qui ormai ad andare verso cose che... Vabbè, detto questo, chiudiamola qui. Ci sarebbe molto da dire anche sul Novoli, su quello che era, su quello che è diventata, eccetera, eccetera. E comunque, però l'ultima cosa, scusatemi, davvero. Adesso a tutti voi vi pongo, vi chiedo, mi appello a voi per fare un po' quello che ho fatto io. Prendetevi a cuore questa vicenda, perché? Cerchiamo di capire perché, cosa è successo, quali sono i veri motivi di questa vergogna, ma soprattutto come va a finire questa vicenda? Adesso finisce l'esterno, va bene? Finirà, che poi alla fine hanno iniziato, finiranno, se no ci metteranno tanto tempo. Ma dentro, che ci succede? Questa è una cosa che l'immobiliare poi torna al comune, quindi è roba nostra, questo edificio, ristrutturato, male, bene, non importa, dopo 30 anni, male, ma dentro che si fa? Che siamo ancora lì, come centro polivalente. Cosa si fa? Si chiederà delle idee, un gestore per gestirlo. Si paventa già che sul terrazzo ci fanno il ristorante. Oh, no, ma è già uscito. No, vabbè, ma va bene, poi basta. Ora anche basta. Ora c'è l'amministrazione nuova, chiunque vince, io ci vado su questo. Per prima cosa, ora basta, veramente vergogna. Quindi questa cosa torna al comune e il comune la deve gestire all'uso pubblico, gratuito e pubblico. Poi se c'è un asilo nido, non lo so, qualcosa è pubblico, di interesse comune, oh, va bene, ma basta, e questa vergogna poi va a un gestore che la prende e ci mette i ristoranti, fa pagare se dobbiamo fare un evento, basta anche basta, no? Quindi mi appello a tutti perché chi, se volete, chi può, ci tenga l'occhio perché adesso fra un po' comunque finisce, non starsi a passare 30 anni e viene fuori questa partita e sarà molto interessante.
Grazie a tutti dell'attenzione.